Marco Falconieri, candidato sindaco per il Comune di Potenza per il Movimento 5 Stelle, e il suo nome è arrivato dopo qualche giorno. Come mai si è giunto a questa sintesi? Siamo andati a Roma a ritirare la certificazione necessaria per depositare la lista. Noi del Movimento 5 Stelle, prima di avere l'autorizzazione, veniamo sottoposti a un rigido controllo sulla situazione penale, perché dobbiamo depositare in anteprima i certificati penali. Quindi questo iter si è concluso positivamente dopo un attento controllo, come è giusto che sia per tutte le liste che si presentano alle amministrative. Il programma elettorale del Movimento 5 Stelle per Potenza in cosa consiste, se ci può sintetizzare qualche punto? Il nostro programma punta molto sul lavoro, vista la forte emigrazione giovanile a cui è sottoposta la nostra città, la tutela dell'ambiente, lo stop alla cementificazione che ha corroso, diciamo, la nostra struttura urbanistica cittadina, e l'acqua pubblica, e una gestione dei rifiuti tecnologica che sia più conforme, diciamo, a quelli che sono i dettami delle norme europee. Un programma innovativo che tende anche a rilanciare il centro storico, recuperando per esempio la Torre Guevara e riqualificando tutto quello che è il tessuto storico della nostra città. Chiaramente un occhio di riguardo per le periferie della nostra urbe che versano in condizioni, diciamo, non proprio ottimali. Lo faremo conoscere tramite i nostri banchetti che già dalla prossima settimana saranno attivi sul territorio per far conoscere a tutti i cittadini quelle che sono le nostre idee per il rilancio del capoluogo.